Ma che la fare che barri, andiamo amici della luce. Ma fa perché? E che le barri? Barri, sembra che lei. Sembra le bugie. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera. Dolores? Sì, chi è? È la direzione artistica del teatro Diana, Vomero. Eh? È la direzione artistica del teatro Diana, via Luca Giordano, Vomero, Napoli. Noi sì, sappiamo che... Sì, lo so, però adesso non mi interessa. No, 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 noi le volevamo dire, lei va sempre a San Lazzaro, vero? Io sono cliente del San Lazzaro. Sì, sì, io le volevo solo dire il fatto che abbiamo per la stagione teatrale, gennaio-febbraio, il primo bimestre, una grande offerta, nel senso che lei porta 55 persone e i paganti sono 40 e abbiamo Rocco Papaleo nell'ultima di Edoardo. Ho capito. Lei deve studiare bene perché, le ripeto, la richiamerò tra un paio di giorni, su 55. Io, siccome devo partire... Ah, lei parte? Per questo. Ma parte gennaio? Io del teatro Diana mi potrebbe interessare venire a chiedere come che ci sta. Io vi posso... Però io adesso non ci sto. Dove andate di bello? Per... Ah, tornate in Puglia? Io vado in Puglia e torno dopo le feste. No, ma quello è per... Io vi ho chiamato solo ora per organizzarvi. Comunque il tutto accade a gennaio. Come io voglio tempo per organizzarmi. Sì, sì, perché io so che voi siete una delle ottime organizzatrici. Cioè, si parla addirittura per Sanremo. Quindi, come facciamo? La richiamo a gennaio? Eh sì, ai primi di gennaio quando finiscono le feste, in modo che mi fa sapere un pochino la cosa più dettagliata e facciamo un incontro sul Napoli. Sì, sì, noi vi diciamo solo che, vi ripeto, su 55 pagheranno 40, cioè il biglietto di 30 euro di 15 persone, che è l'equivalente di 450 euro, va a Lenza, Coccia, né? Non capisco. Avete capito? Io comunque, siccome... Ma dove andate voi ora? Io ho l'abbonamento a San Lazzaro. No, dico, dove andate in feste, in vacanza? Mi posso vedere un po' il programma per vedere come sono questi spettacoli. Sì. E me ne posso prenotare qualcuno, uno, sì. Due. Ma voi, cioè, ma lei è una donna di teatro, quindi, cioè, ci va spesso proprio? Lei è donna di teatro, andate spesso a teatro. Ma io dico, sono qua, io vado a Roma. Ma andate pure, ma a Sistina ci siete stata? Perché a Sistina io sono... Scusa, prima a Sistina e poi a Bagaglino. Prima a Sistina e poi io? Eh? A Bagaglino puro. Bagaglino, sì. Ma quindi io ho conosciuto pure Pippo Franco. Teniamo tante cose da fare. Ma come, ma voi siete del mondo dello spettacolo? Voi appartenete al mondo dello spettacolo? Sì. E che fate? Vengo voi? Da una famiglia di attori. Da una famiglia che ce l'hanno nel sangue. Ce l'hanno nel sangue? Ma è che sanguinaccio? Quello si fa. Ma niente proprio. Io sono il direttore artistico del teatro di Anna. Di Napoli? Io sono, sì, ma no, veramente sto a Posillipo. Lei, se ci onora per una cena, la invito a casa e parliamo un po' e ci organizziamo, perché in effetti noi abbiamo bisogno pure di una collaboratrice atta a portare delle persone, dei polli in effetti. Perché a voi i polli piacciono, no? E piacciono anche a noi. Polli? I polli nel senso che persone che vengono a vedere il teatro. Ma io ho capito proprio i polli. Ah no, i polli si fanno, quello è il tacchino, quello è altro. Voi fate il capretto, mo. Cioè, ma voi andate in Puglia per spettacolo? Io devo andare in Puglia da mia cognata. Ah, ma voi siete di origini pugliesi? No, io mio fratello sposò una pugliese. Ah, madonna mia signora, parlami in dialetto, voi siete comunque campana, no? Voi che patrapugli conoscete? Io Barletto, però. Cerignolo, Robby Modugno, Andri, Bari, no, perché chi la... mio zio è proprio di là, però. Capito. Perché, ma voi feste che facete là? Tutti feste, ma proprio panettone, fanno, ma pure, cioè, ma là fanno la pastiera, cosa? Avete pascarolo? Stavo, la conosco già parecchio dire. E come? Stavo, c'è voce, no? Stavo, voce notte. Dicete un poco preciso che, perché mi avete telefonato? Ah, zio, sono chi?
Che analoga tutto a posto. Odiano, Francesco, che mi piglia per francese, che mi piglia per spagnolo, sono nato Pondemo, la metà tutta. Ui, azi. Che chiaro sei su? Azi, ma io voglio andare a mangiare qualcosa stasera, ma prepara. Che tu vieni a mangiare? E che hai fatto tu? Io non ho fatto niente. E come stai a dieta? Stasera non ho fatto proprio niente. Ma perché stai parlando sottovoce? Facciamo una frasetta. Facciamo una bella vecchia, stai pomita aus. Frasetta la caponale. Ah, frasetta la caponale, e com'è la caponale? Ma mo mi sa tanti nipoti, chi sei proprio? Sono chi? Gigi. Eh? Gigino. Luigi. O quando arriva a lì? Sono francese. O quando eravamo Andrisch, chi? Francesco. Eh. Ma chi francese? O figli di un c'è. Pepe. O figli? Ah zio. O figli a mamma. Uè, ma va con cura sorto si ha chi. Ma tu spiega chi si odavo? Ah zio, son chi? Dolore! E chi si ha di chi? Se mi lo so che ne fa uno! Son Nicola! Tu devi far funzionare quella cosa che hai sulle spalle, so io! So io, fratello papà! Ma chi ci stiamo loco? Sono io innamorato me. Un innamorato tu? Sono come un amico Romi. Ma io me lo metto a fare modo per te, non mannare. Scusami chi? Ma quando ne ti nati? Io ne tengo 21. 21, stai una femmina a noi, che aspetto 29, padre e credo. Ma non riesci a prescindere chi sei, quale rene punto? So Gennaro. Ma Gennaro che? Gennaro Golic. Ma va a fare che? Io ne voto me. Dimmi. Tu conosco, Gennaro Golic. Per esempio, fanno un nome con che ne butto. No, non voglio fare. Se ne butto. Mi dice tu a chi ti figlio? Andunetto. Tu che hai telefonato due o tre volte, io dovevo manco rispondere. Io posso vedere che chi sta con chi, che ho perso un po' di chi. Che mi fa? Ma che mi fa? Che mi fa? Tu ne sai che fa? Mi faccio tranquillo. Ti ho capito? Sì, voglio. Ma che c'è? Abbiamo solo telefono. No, non ho usato. Io, Sambres, chi sei? Gigino Struffolo. Eh? Sono Gigino Struffolo. Struffolo? Figlio della monnetta, sei tu. Perché te ne puoi? Padre, ti facevo monnuzzata. Ci vuoi tranquillo, sì. Yeah. Ma mo perché te ne puoi? Perché un innamorato tu sta a guardare tutto. Va bene. Che sì. Ma chi t'ha detto tu? Ah, zio, sono chi, mannaggia santi. Sono Nicolo. Ma chi Nicolo? Nicolo, figlio su. Nicolo chi? Oh, figlio su Drado. Fangula sotto. Oi, si ha di. Dovrei guardare. A casa non devi dire. Vabbè, si non mi. Capì? Perciò, mi riscontro a qualcuno un altro. Perché io, sti cose, vado facendo già io. Odiata. Capì? Ma ne ho cuore, mani! A volta sono. Ah sì, sono chi? Sono Antonio. Andone? O fratello lo scemo. Ma perché te ne busi? Vai, fa un culo a sorte. Ciao.